Situato nel sud-ovest del Regno Unito, il Parco Nazionale di Exmoor è costituito principalmente da un'area montuosa, che un tempo era una foresta reale e terreno di caccia. La maggior parte della popolazione vive in piccoli villaggi e frazioni, concentrati a Porlock, Dulverton, Linton e Limmut. In questo ambiente naturale e selvaggio, che l'uomo è riuscito a preservare, vive un piccolo cavallo primitivo, l'Exmoor. Collaboratore attivo, sia nel campo dell'agricoltura che dell'industria, Exmoor, che convive a fianco dell'uomo da quasi 30.000 anni, ha una storia molto lunga nel Regno Unito. È la razza di cavallo britannica più antica e una delle più antiche del mondo. L'Exmoor discende probabilmente da cavalli selvaggi primitivi, simili ai tarpan, che vivevano nel sud del paese durante il tardo Pleistocene. Per la maggior parte, il pony celtico ha avuto un ruolo nella loro formazione, ma nessuno è in grado di dire in quale proporzione. Fu incrociato episodicamente con il puro sangue, ma non ne rimane traccia. Classificato tra i pony di montagna, presenta una morfologia di tipo primitivo molto simile da un individuo all'altro. La sua vita lontana dall'uomo in un ambiente particolarmente rigido gli ha permesso di sviluppare caratteristiche specifiche dei cavalli sottoposti a questo tipo di clima. Presenta zone più chiare intorno agli occhi, al naso, all'interno degli arti e al ventre, probabilmente per mimetizzarsi meglio con la brughiera e il sottobosco. Se in passato veniva accettato il colore grigio o nero, oggi l'Exmoor, che ha un mantello che cambia durante la crescita, è sempre baio, in tutte le sue sfumature. È alto da 1,13 m a 1,35 m e pesa da 227 a 365 kg. Exmoor ha un carattere indipendente e selvaggio, quando è in natura lontano dagli uomini. Adattato alle condizioni dell'ambiente, è rustico, si accontenta facilmente di cibi poveri e non necessita di manutenzione. Non ha problemi di salute e la sua longevità è ottima. Una volta addomesticato, l'Exmoor è gentile, amichevole e si dimostra molto intelligente e coraggioso. Le sue andature sono regolari, equilibrate e confortevoli come quelle di un cavallo da sella. Anticamente cavallo da fattoria e da lavoro, oggi viene utilizzato nel campo del tempo libero e dello sport di piccolo livello. Essendo estremamente robusto, considerando le sue piccole dimensioni, è perfettamente in grado di trasportare un adulto leggero. Ma il suo scopo principale è la gestione della vegetazione, che aiuta a conservare la biodiversità nelle zone in cui pascola. Circa la metà dei cavalli, tutti di proprietà di allevatori diversi, sono tradizionalmente allevati in spazi semi-liberi nel Devon e nel Somerset in Inghilterra. Si trova anche in altri paesi dell'Europa, dell'Oceania e del Nord America dove ha influenzato alcune razze, come il pony di Terranova in Canada e il pony sportivo in Australia. Che questo favoloso cavallino primitivo, che ha sempre vissuto libero in un ambiente difficile, esista ancora oggi è un dono della natura.